Mi metto un po' al centro, così possiamo anche vedere il composto stesso. Lo vado a stendere e ne vado a prendere un po'. Bisogna sempre lavorare poco per volta, piccoli pezzi per volta. Allora andiamo adesso a lavorare su questa zona in alto, dove abbiamo una piccola rientranza lavorata con il polistirene, fatta col polistirene, che andiamo praticamente a riempire per simulando una sorta di muro decadente, una parte di muro quindi che non c'è più. Andiamo quindi a prendere un po' di stucco e andiamo a riempire questa zona, andando un po' a lavorare già anche su un po' di texture.